Passiamo all'oggetto numero 5, richiesta di chiarimenti in merito alle strategie economico-finanziarie da adottare a sostegno delle attività ricettive, commerciali e di ristorazione situate lungo la strada regionale 452 Contessa. Prego, consigliere Pastorelli. Grazie Presidente. Premesso che comunque è imminente la chiusura e la ringrazio anche per aver sottoscritto la presente interrogazione assieme al collega Nicchi. È imminente la chiusura totale al traffico della strada regionale 452 detta Contessa a causa dei lavori di rifacimento del viadotto e della galleria. I suddetti interventi, da quello che apprendiamo a mezzo stampa, si protrarranno per un arco temporale stimato tra i 10 e i 12 mesi. Tale manutenzione ovviamente è stata rinviata dalle precedenti amministrazioni da ormai troppo tempo e pertanto è considerata di fondamentale ed improrogabile rilevanza al fine di garantire la sicurezza dei residenti e di tutti coloro che vi transitano. Lungo la strada regionale 452 della Contessa sono situate residenze ed attività commerciali che ancora non hanno ricevuto alcuna chiara informativa circa le tempistiche, la durata, l'inizio e il termine dei lavori di manutenzione. Valutato che i proprietari di attività ricettive, commerciali e di ristorazione sono già stati duramente colpiti dalle chiusure imposte in ottemperanza dalla normativa inerente alla pandemia Covid-19, dall'aumento considerevole dei costi delle bollette di energia, gas e delle materie prime, che hanno subito quindi ingenti danni a causa dell'alluvione, anche questo dobbiamo tenere considerato, verificatosi lo scorso 15 settembre 2022. Aggiungerei anche il terremoto a quelle zone, mancano più le cavallette e poi c'è stato di tutto. Le famiglie residenti sono costituite da minori, anziani e disabili, che potrebbero necessitare degli aiuti di primo soccorso, quindi ambulanze, forze dell'ordine, vigili del fuoco, per i quali non è stato loro comunicato alcune informazioni in merito alla strada alternativa da percorrere, né di quanto tempo occorra per raggiungere i più vicini presidi ospedalieri. Tutto ciò premesso, mi preme e ci preme interrogare la Giunta regionale riguardo, e queste sono le domande che intendiamo porre, al fine di reperire informazioni chiare in merito alla tempistica, data d'inizio e termine degli interventi di manutenzione previsti sulla strada regionale 452 della Contessa, di stabilire quali strategie economico-finanziarie si intendano adottare a sostegno delle attività ricettive, di ristorazione e commerciali, al fine di supportarle nei mesi di chiusura, ad esempio attraverso l'istituzione di una no tax area, di avviare un tavolo di confronto con rappresentanti di famiglie ed attività interessate affinché sia dato loro la giusta informativa e non si sentano abbandonati agli eventi. Aggiungo tra le righe che magari si potrebbe anche istituire in collaborazione con la Regione Marche, coinvolgendo l'ANAS, un tavolo comune, anche perché ANAS chiude una strada, le attività rimangono fortemente penalizzate, le famiglie in sofferenza, quindi penso che qualche cosa si debba anche prendere in carico ANAS direttamente. Grazie. Grazie consigliere Pastorelli. Assessore Fioroni, prego. Okay. Allora, come assessorato stiamo seguendo con grande attenzione la vicenda delle aziende di vario genere coinvolte in questa situazione che investirà a breve, dal 17 aprile ci siamo anche interfacciati con ANAS per avere una maggiore contezza di quelli che sono le tempistiche dell'intervento e in linea di massima i lavori dovrebbero iniziare il 17 aprile del 2023 e ANAS ha garantito che finiranno entro il dicembre del 2023, prima di Natale. Questo già è un elemento in più positivo. Noi comunque ci siamo attivati sollecitando ANAS ad evitare che ci sia, al di là del disagio proprio inevitabile del momento, o qualsiasi ritardo ulteriore, quindi
a dare massima attenzione a quel cantiere. Detto questo, noi abbiamo già iniziato un'attività di interlocuzione con le principali associazioni di categorie coinvolte, che sono Confcommercio e Confindustria, per capire quali spazi la Regione poteva avere di intervento su una situazione come questa, per cercare di capire se ad esempio fosse stato possibile attivare qualche misura di ristoro in base anche alle risorse a disposizione. Purtroppo tramite i fondi della programmazione 14-20 potevamo attingere a qualche residuo, abbiamo trovato un quadro normativo che ci rende impossibile intervenire in maniera precisa a causa della disciplina degli aiuti di Stato, che consente di sostenere tutta più gli investimenti delle imprese e non di risarcire le imprese da eventuali danni causati da motivazioni diverse. C'è un'eccezione che ha rappresentato e ha contemplato in via eccezionale dai danni che sono causati da fenomeni di calamità naturali e che vengono evidenziati in maniera tassativa come terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria ed eruzioni vulcaniche o incendi boschivi, e inoltre gli ristori, quando non erogati in de minimis, sono previsti da un provvedimento nazionale che è oggetto di notifica alla Commissione europea. Quindi lo spazio è estremamente limitato per intervenire con una misura che è quella dei ristori, e per tutta una serie di motivi, ripeto, che riguarda sia il riconoscimento statale della situazione, sia la possibilità di intervenire con misure di aiuti che sono localizzate in maniera precisa. L'unica cosa che si può fare è quella di una classificazione dei territori a titolo esemplificativo, e quanto avviene con le aree di crisi complesse industriali che sono a riconoscimento statale, piuttosto che la carta degli aiuti a finalità regionali o le aree interne, anche questa a riconoscimento statale. Tuttavia abbiamo cercato di capire se potevamo intervenire magari proprio a sostegno di queste aziende, abbiamo esplorato tutte le vie anche per capire con un'attività di moral suasion sugli istituti di credito, perché chiaramente una delle criticità che pensavamo avessero queste aziende coinvolte fosse quello di avere l'obbligo di continuare a pagare i mutui pur non incassando. In realtà abbiamo visto che abbiamo richiesto all'associazione di categoria tutte le informazioni, espressa autorizzazione al trattamento dei dati di ogni singola azienda per andare a vedere quali fossero le posizioni bancarie e con quale istituto di credito l'avessero contratte. In realtà le aziende che presentavano esposizioni bancarie erano solo 4, di cui 3 su 4 hanno praticamente trovato un accordo con la banca, credo per qualche forma di sospensiva nel pagamento dei mutui. Quindi diciamo che le strade percorribili abbiamo cercato di esplorarle tutti. Su questo, anche con un'interlocuzione molto costante e continuativa con l'associazione di categoria, quello che possiamo fare è di aprire, anche come da lei suggerito, un tavolo regionale per capire soluzioni, criticità, ma anche per sollecitare i soggetti, che può essere anche un tavolo interregionale, più complicato, ma può essere anche interregionale, per capire in corso d'opera eventuali criticità e capire magari se ci sono degli spazi come quello che abbiamo cercato sul credito per intervenire o in maniera diretta, ma soprattutto con attività di moral suasion nei confronti degli istituti di credito. Ripeto, su questo siamo arrivati persino ad avere l'autorizzazione da ogni singola azienda al trattamento dei dati finanziari per poter vedere quali erano le posizioni creditizie. Un tavolo lo attiveremo, ripeto, perché anche è stato lo schema che ci siamo dato, molto collaborativo con l'associazione di categoria. Il comune di Gubbio ha aperto un suo tavolo a sé stante, noi cercheremo di costruire un tavolo che metta intorno tutti i protagonisti di questa vicenda, che ricordiamoci anche il carattere della transregionalità, perché coinvolge, come aveva ben evidenziato lei, anche regione limitrofa, che è quella della Marche. Quindi quello che possiamo fare, l'abbiamo fatto, lo faremo con questo tavolo.
La strumentazione e la rigidità del sistema degli aiuti di Stato e delle regolamentazioni comunitarie purtroppo ci dà, e ingiustamente, perché l'abbiamo già visto anche per alcune zone che sono state oggetto anche delle famose calamità naturali di cui parlavamo, il riconoscimento statale è il tema rilevante, ma non siamo nell'ambito delle calamità naturali, e su questo però veramente l'invito a ANAS è fare in modo che questo cantiere sia il più veloce possibile, perché chiaramente impatta non solo, come evidenziato, su quelli che sono proprio la vivibilità dell'area, ma anche sulla sopravvivenza economica degli esercizi che vi sono coinvolti. Grazie Assessore, prego Consigliere Pastorelli. Sì, ovviamente ringrazio l'assessore Fioroni per la risposta esaustiva. Purtroppo abbiamo capito che ci stiamo muovendo e vi state muovendo con interesse, però ci sono dei vincoli dettati da tante norme o altro. Vediamo assessore, vediamo Giunta e Presidente di poter fare il massimo, quindi la ringrazio per aver aperto all'ipotesi di un tavolo interregionale. E io direi e ribadisco la necessità, e quindi rivolgo all'assessore Merasecche magari di convocare anche ANAS a questo tavolo per poter in qualche modo rendere partecipi un po' tutto delle difficoltà che vivono queste famiglie, ma più che altro queste imprese, alle quali noi doverosamente dobbiamo stare vicini e dobbiamo fare tutto il possibile perché non continuino e non peggiorino magari nella loro sofferenza. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 6. Gasdotto TAP lungo la dorsale appenninica in area fortemente sismica e a rischio idrogeologico. Interroga il consigliere Bianconi. Prego. Grazie vicepresidente Fioroni. Nuovo gasdotto lungo la dorsale appenninica in area fortemente sismica e a rischio idrogeologico. L'interrogazione di oggi quindi ha come oggetto una questione molto delicata che sta a cuore non soltanto a quella fetta di popolazione che crede in un futuro verde per la nostra Umbria, ma a quanti, immagino tutti, hanno attenzione per la sicurezza dei nostri territori, soprattutto in una funzione degli episodi sismici che si verificano purtroppo con cadenza decennale nella nostra regione. La Transadriatica Pipeline, TAP, appare come un'opera colossale, un gasdotto lungo quasi 700 chilometri che dovrebbe partire dalla città di Brindisi e allacciarsi alla rete settentrionale nel comune di Minervio, in provincia di Bologna, attraversando ben 9 regioni, tra le quali l'Umbria. Per chi non conoscesse la storia di questo progetto, in un primo momento il tragitto era stato pensato sulla costa, la cosa più logica del mondo, direi. Successivamente la SNAM ha dichiarato che sul litorale erano state riscontrate criticità insuperabili. Quali, secondo voi? Forse una grande opposizione da chi non voleva quel gasdotto sul proprio territorio, al punto da dover considerare una nuova rotta che attraversasse la dorsale appenninica per portare nel centro dell'Europa il gas partito dall'Azerbaigian. Per dare qualche dettaglio, l'opera, come detto, una lunghezza di quasi 700 chilometri e consiste in un tubo largo 120 centimetri che dovrà essere installato a 5 metri di profondità, con una servitù necessaria di 40 metri per la posa e la manutenzione. Non bisogna necessariamente essere dei tecnici per comprendere l'impatto ecologico e paesaggistico che avrà nei territori interessati. Basta solo pensare ai cantieri e alle centrali di manutenzione che verranno piazzate sul tracciato. Al di là delle valutazioni di natura strettamente strategica e opportunistica, all'attenzione per il paesaggio, che possono essere soggettive, il tema della sicurezza credo sia qualcosa di indiscutibile che deve interessare e avere la massima attenzione di tutti, soprattutto in quest'Aula.
Sì, perché il gasdotto in questione, attraversando l'Appennino Umbro, dovrebbe toccare quelle aree che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia colora di viola, il livello cromatico massimo per pericolosità sismica, il più alto di tutta la penisola, per intenderci i luoghi che negli ultimi decenni vengono periodicamente interessati da violenti movimenti telluri. Senza voler far catastrofismo, mi sembra che tutti noi possiamo ricordare numerosi incidenti legati all'installazione di gasdotti in Italia e nel mondo. Le fiamme nel cielo che hanno illuminato le notti turche dopo il terribile terremoto di circa un mese fa erano state generate dalla rottura di un gasdotto. Nel 2014 la caduta di un traliccio su una condotta a Pineto in Abruzzo, con paurose esplosioni visibili a distanza di chilometri e 8 feriti. A novembre 2015 l'esplosione del metanodotto SNAM nei pressi di Ponte Presale di Sestino, in Alta Valmarecchia, probabilmente dovuta al cedimento strutturale di un tubo. Potrei continuare a lungo solo per spiegare che queste opere potrebbero essere vulnerabili non soltanto a rischi sismici, ma anche a rischi idrogeologici dovuti ad eventi atmosferici, oltre a cause esterne. Ricordo a quest'Aula che nel 2014 fu approvato un ordine del giorno con oggetto gasdotto denominato al tempo Rete Adriatica, progettato dalla SNAM Rete Gas Spa, che necessitava la revisione del progetto, iniziative da adottarsi da parte della Giunta regionale, con la quale la Giunta si impegnava a ribadire al MISE la propria contrarietà al tracciato del gasdotto Brindisi-Minervio e ad attivarsi, unitamente alle altre regioni coinvolte, per promuovere in sede di conferenza Stato-Regioni un confronto e gli opportuni approfondimenti sul progetto complessivo. Sono contrario quindi a questo progetto, come elencato nel mio atto depositato, perché? Perché il tracciato del metanodotto che corre lungo l'Appennino centrale attraverserebbe i territori più sismici del nostro paese. Anche la centrale di compressione di Sulmona sarebbe collocato in un'area di massima sismicità. Il metanodotto interesserebbe in modo diretto o indiretto parchi nazionali, parchi regionali e numerose aree protette del programma europeo Natura 2000. Pertanto la sua realizzazione provocherebbe uno sconvolgimento devastante degli ecosistemi e degli equilibri naturali dell'Appennino, del patrimonio forestale e degli habitat della fauna protetta. Soltanto gli sbancamenti necessari per l'apertura delle piste di accesso e per l'interramento del gasdotto comporterebbero l'abbattimento di almeno 5 milioni di alberi, del tutto incompatibile con il programma di tutela e valorizzazione ambientale dell'Umbria, la regione verde d'Europa. Il costo dell'opera sarebbe pari a circa 1 miliardo e 900 milioni di euro, che verrebbero pagati dai cittadini italiani attraverso la propria bolletta energetica e graverebbero sulle generazioni future per i prossimi 50 anni. L'attuale capacità di trasporto del gas sarebbe del tutto sufficiente a garantire l'approvvigionamento del centro-nord Italia, mentre l'opera in questione andrebbe a beneficio quasi esclusivo di altri territori del centro-nord Europa. Per questo oggi interrogo la Giunta per sapere qual è la posizione politica rispetto alla realizzazione del gasdotto TAP dell'Appennino Umbro, alla luce di tutti i rischi sismici e idrogeologici nel territorio sopra evidenziati e per gli enormi costi stimati di realizzazione dell'opera. Per sapere se la Regione Umbria, SNAM, il Governo o altri enti hanno realizzato uno studio approfondito che quantifichi la svalutazione economica dei terreni e dei fabbricati, oltre all'impatto economico generale derivante dal prevedibile calo di attrazione turistica ambientale di un territorio fino ad ora incontaminato, chiarendo eventualmente quanto dovrebbe ammontare per l'Umbria. Per sapere poi se quali misure intende intraprendere nei confronti del Governo al fine di sollecitarla a riconsiderare il progetto del gasdotto oppure, prendendo in esame, possibili soluzioni alternative al tracciato proposto alla luce dei precedenti atti approvati dall'Assemblea legislativa dell'Umbria e dei nuovi elementi emersi in merito ai rischi e ai costi. Grazie. Grazie consigliere. Prego, Assessore Morroni. Consigliere Bianconi, occorre innanzitutto evidenziare che al momento l'amministrazione regionale dispone del solo studio di fattibilità per l'esecuzione del metanodotto sul Mona Foligno, mentre i maggiori approfondimenti
di natura tecnica, con risoluzione delle criticità puntuali, saranno in trattazione con la progettazione esecutiva. Il tratto di metanodotto in questione risulta essere uno dei 5 tronchi del gasdotto appenninico denominato Rete Adriatica, che trasporterà il gas dalla Puglia all'Emilia-Romagna, rispettivamente Massafra-Minervio. L'Umbria sarà interessata da 2 tronchi, quello Sulmona-Foligno e quello Foligno-Sestino, che misureranno la lunghezza complessiva di circa 125 km. Inoltre lo studio di fattibilità prevede la realizzazione di una centrale di interconnessione e derivazione. Con delibera di giunta regionale al numero 633 del 28 giugno dello scorso anno, la giunta regionale ha espresso parere preliminarmente favorevole alla realizzazione dell'opera, riservandosi di verificare il recepimento di tutte le prescrizioni imposte dal decreto di compatibilità ambientale numero 70 adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 7 marzo del 2011. Trattandosi di opera di rilevante importanza per la strategia energetica nazionale, è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri che in data 5 ottobre 2022 ha decretato il superamento del diniego alla realizzazione dell'opera, condizionandola alle prescrizioni del predetto decreto di VIA. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre stabilito che la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera dovranno essere eseguite in conformità con gli esiti delle verifiche svolte dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, con specifico riguardo alla mappatura delle faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto. In particolare, l'Istituto suddetto dovrà valutare la risposta sismica locale ai fini della verifica del progetto e dovrà individuare le soluzioni costruttive più idonee, oltre ad accertarsi che l'opera si attenga alle normative di settore. L'opera in questione assume rilevante e strategica importanza nell'ambito dello sviluppo energetico nazionale e quindi l'interesse nazionale alla realizzazione sembrerebbe escludere quanto asserito nella sua interrogazione, consigliere Bianconi, che l'attuale capacità, riporto testualmente, che l'attuale capacità di trasporto sarebbe del tutto sufficiente a garantire l'approvvigionamento del centro-nord del nostro Paese. L'opera ha già da tempo acquisito il parere favorevole inerente alla compatibilità ambientale con decreto del MISE e quindi si deve escludere che la sua realizzazione possa comportare un devastante impatto sul paesaggio, sul patrimonio naturalistico, sull'ecosistema e sulle comunità locali. Inoltre, non risulta esistere allo Stato, tra gli atti depositati delle regioni, uno studio che quantifichi la svalutazione economica del valore dei terreni, dei fabbricati e il prevedibile impatto economico sull'economia regionale, ed in particolare agricola e turistica delle aree circostanti il gasdotto. Peraltro si è provveduto a chiedere informazioni in merito direttamente alla società SNAM, in qualità di soggetto proponente, e sia su questo punto sia sull'altro, circa quindi l'importanza strategica dell'opera, le valutazioni di SNAM naturalmente non collimano con le sue valutazioni, pertanto si ritiene che la realizzazione del gasdotto in oggetto non comporta normalmente deprezzamenti dei terreni interessati dalla fascia di servitù, che sostanzialmente prevede il divieto di realizzare fabbricati chiusi a una distanza di 20 metri dall'asse della condotta, ed inoltre sulla strategicità dell'opera, quanto è stato evidenziato da SNAM, rileva che l'attuale capacità di trasporto dei metanodotti esistenti lungo la direttrice sud-nord risulta insufficiente a garantire l'approvvigionamento delle aree del nord Italia nel caso di un azzeramento totale dei flussi di gas dalla Russia, in considerazione delle più recenti evoluzioni del contesto geopolitico e quindi della necessità di poter garantire la copertura dei futuri fabbisogni nazionali e comunitari dai punti di importazione localizzati nel sud Italia. In merito al terzo punto, si evidenzia che la deliberazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre del 2022, ai sensi dell'articolo 14 quater della legge 241 del 90, ha definitivamente superato
ogni motivo di dissenso emerso nell'iter autorizzativo alla progettazione ed esecuzione dell'opera, non rientrando nella discrezionalità dei poteri regionali ulteriori azioni di dissenso alla realizzazione dell'opera. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Bianconi. Grazie Vicepresidente. Assessore Morroni, questa volta sono in totale dissenso con tutte le affermazioni che ha fatto e vado ad elencargliene una dopo l'altra. Il parere di SNAM è come chiedere all'oste com'è il vino, abbia pazienza. Quindi le valutazioni di SNAM non prendono e non hanno l'attenzione necessaria rispetto invece alla sensibilità di chi vive in quei territori. Sarebbe stato opportuno, come sarebbe stato opportuno che questo governo regionale avesse fatto altre mille volte, un coinvolgimento dei territori, ne parlavamo tutti, sia noi che voi in campagna elettorale, coinvolgere i territori prima di decidere, prima di esprimere un parere favorevole. Voi avete espresso come giunta un parere favorevole preventivo, ma prima di esprimere questo parere favorevole, perché non avete aperto serenamente un confronto e poi dopo magari anche esprimere un parere favorevole? Ma bisogna andare a parlare con le persone, perché quando si va a parlare con le persone si scoprono mille altre cose. Parliamo della svalutazione, non esiste un criterio di svalutazione, ma le faccio una domanda a lei, ma lei la comprerebbe una casa con un, in un'area in cui ci passa un metanodotto a pochi metri, se vuole prendere una sua seconda casa magari in un parco nazionale? Ma lei se deve comprare un terreno agricolo lo comprerebbe se è attraversato al centro da un metanodotto? Sicuramente il valore di questi beni va a cambiare. L'appeal di un territorio che era immacolato, che speriamo possa continuare ad esserlo, come quello dell'Appennino, del Parco Nazionale e di tutto il nostro Appennino a salire, che ha nella sua speranza di sopravvivenza proprio quell'essere un'oasi immacolato, con un gasdotto che passa al centro, non sarà più la stessa cosa. Si parla di impatto ambientale, 40 metri che attraversano i boschi, tartufaglie, campi eccetera, che dovranno rimanere tali anche per poter fare interventi di emergenza, sono come una pista, è un campo di calcio, quasi messo mezzo campo di calcio per traverso che segnerà tutti i nostri boschi. La stima dei 5 milioni di alberi non è casuale, è stata presa dalla densità dei nostri boschi per ettaro, sviluppandola per i chilometri che attraversano. Quindi la cosa è molto più seria di quello che sembra, io vi inviterei a fare delle valutazioni. Non è stata fatta comodamente lungo la dorsale adriatica, tutta in pianura, senza salire e scendere dalle montagne, perché politicamente lì hanno fatto le barricate, hanno fatto la guerra punica per fare in modo che non passasse in quei territori, perché l'impatto c'è evidente. Tempo, forse le aree interne, questi luoghi scarsamente popolati e quindi a scarso peso politico, ancora una volta pagheranno un peso altissimo. E non ci lamentiamo poi se in questi posti non ci rimarrà a vivere più nessuno. Grazie.